La magia non è solo una serie di tecniche e di metodi, la magia è cultura. In questa serie di video andremo a dare uno sguardo più approfondito a questa meravigliosa arte. Venite con me. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di creatività e abbiamo qui il nostro maestro di creatività Gianfranco Preverino. Ciao a tutti. Allora, raccontaci un po', come fa un mago ad essere creativo? Quali sono le tecniche che bisogna studiare per essere creativi? Come si fa a essere creativi? Beh, il segreto della creatività. Non esiste in realtà un vero segreto. Diciamo che dovremmo prima pensare a che cos'è la creatività in magia. Anzitutto io penso sia importante, a volte sento delle frasi tipo in magia è già stato inventato tutto. Secondo me, se così fosse, potremmo chiudere baracca e burattini, vuol dire che l'arte ha raggiunto, la nostra arte ha raggiunto il suo limite. Bisogna però fare attenzione a far sì che la creatività non sia una ricerca fine a se stessa e bisogna farla con un bagaglio di conoscenza, perché spesso la creatività è solo un rimedio a una mancanza di basi, allora uno non sa le cose se le inventa e a volte rischiando anche di inventarsi l'acqua calda. Diciamo che si tende erroneamente a pensare che la creatività sia solo nell'inventare nuove tecniche o inventare nuovi effetti, che va bene, sì. Cioè, c'è anche questo, però la creatività è in molte altre cose, ad esempio nel fare una routine, nel comporre una routine, prendendo degli effetti che già esistono. Ci deve essere una parte di creatività nel metterli insieme, nel trovare un filo logico che le colleghi, anche nel fare uno spettacolo, altrimenti rischi che fai solo una sequenza di effetti che non hanno senso. Anche quello c'è la creatività che viene fuori, infatti c'erano grandi prestigiatori del passato, mi viene in mente Fred Capps, lui non era famoso come creativo perché avesse inventato delle tecniche o degli effetti, ma era un gran creativo nel saper creare degli spettacoli fatti in un certo modo, crearsi un certo personaggio, quindi questo è importante. Come essere creativi? In realtà non c'è una formula ben precisa, c'è il tentativo, la ricerca che uno fa nel trovare qualcosa di adatto a se stesso. Quindi per i ragazzi che ci seguono da casa, sì. Qual è la cosa che in questo momento della loro vita, della loro carriera, del loro percorso magico dovrebbero fare? Ma in questo momento la cosa migliore, soprattutto se uno è agli inizi, è cercare di studiare più possibile gli autori e cercare di capire qual è il pensiero dietro un autore, perché quando si legge un libro di Tamariz o si legge un libro di Simon Aronson o si legge un libro di Vernon, non sono solo i giochi a essere differenti, si vede proprio un pensiero, un'impostazione, ed è questo a cui bisogna fare attenzione, cioè la creatività, un gioco alla Tamariz lo si vede subito, no? Cioè, e quindi avere anche una certa personalità. Le tecniche a volte sono necessarie per sopperire a dei determinati problemi che uno può avere, ma il rischio nell'inventare a volte delle tecniche è mettere l'invenzione al primo posto. Mi spiego meglio. Ci sono delle tecniche meravigliose che sono state inventate già da secoli. Spesso vedo dei prestigiatori che tendono a inventarsi delle cose nuove che magari hanno degli angoli scoperti, però giustamente le hanno inventate, sono le loro, ci tengono, ma sarebbero più funzionali le altre. Quindi questo cosa vuol dire? Non significa che non bisogna andare a ricercare le cose. La realtà è che spesso nel fare una ricerca si va a trovare una cosa che non si stava, ma oppure che non si stava cercando. Cioè, nella creatività a volte si affronta un percorso che non sappiamo bene dove ci porta. Ascanio diceva che spesso certi giochi nascono per applicare delle tecniche inventate, mentre a volte è l'esatto contrario, a volte invece si trovano delle tecniche per cercare di eseguire un effetto che si aveva in mente. Esatto. Quindi e la ricerca è sempre molto, come dire,
senza un indirizzo ben preciso, ecco. Spesso si tende a pensare troppo presto, mi spiego meglio. Probabilmente tu conosci, faccio un esempio perché so che questo gioco lo conoscono molti, il vecchio Joe. Sì. Il vecchio Joe prendeva, in realtà, l'idea di base era di un altro prestigiatore che pubblicò questo effetto negli anni 90. Ebbe l'idea base era buona, ma non lo sviluppò bene. Perché lo faceva con quattro carte, a poker si gioca con cinque, sì. E infatti non lo eseguiva nessuno perché non era finito. Esatto. Lì aveva smesso di pensare troppo presto. Io l'avevo visto, ho detto no, l'idea base era buona e ci avevo lavorato su per costruirlo e anche nella presentazione, è creatività e finché l'ho portato a compimento. Dai, facci vedere un gioco. Adesso ti faccio vedere un gioco che è una modifica di un effetto classico. Fantastico, vai. Bene. Marika, voglio provare, grazie di essere qui tra l'altro, grazie, e voglio provare un esperimento con te. Ti farò vedere delle carte e tu devi pensare una di quelle che sto per farti vedere, ok? Ok. Magari ce l'hai già in mente, però voglio ancora... Oggi è lunedì, a lunedì ancora una, sì, a lunedì... così. Allora, c'è una carta che hai in mente, una sola. Guarda, io in realtà non sono un mentalista puro di quelli che guardano le persone negli occhi e riescono a leggere nel pensiero. Me la cavo di più con la sensibilità delle mani. E senza guardare, vado sotto e prendo... Guarda, sto prendendo una carta. Non ho detto che sia la tua, non sono certo, però non si sa mai. Sì, e la metto in un punto particolare del mazzo. Fatto. Allora, una carta che tu hai solo pensato. Io non guardavo neanche le carte. Per la prima volta, che carta era? 6 di quadri. È curioso. Perché c'è una carta che ho preso e l'ho portata in cima al mazzo. E sarebbe veramente una casualità, o forse no, se questa fosse. Wow! 6 di quadri. Bellissimo. Grazie. Bellissimo. Grazie. Solo fortuna. Fantastico. Ma questo era un gioco di Vernon? Sì, è un vecchio gioco di Vernon. Cosa ti ha spinto a modificarlo? Quali sono stati i tuoi pensieri? Perché nella versione originale, secondo me, c'era una cosa che non funzionava, era un'incongruenza. E ammetto che però ci ho messo del tempo prima di metterci mano, perché prima di toccare un gioco del grande professore, però avevo un difetto, secondo me. Quella che nella sua struttura bisognava chiedere a uno spettatore di pensare un numero da 1 a 13, poi si contavano le carte da 1 a 13, lui doveva ricordarsi la carta che occupava il posto equivalente al numero pensato, ok? Questo a me non piaceva, perché quando c'è una componente matematica nei giochi di prestigio, secondo me o è nascosta, cioè la componente matematica è nel metodo ma nell'effetto non si vede, oppure il numero, la matematica deve essere parte dell'effetto. Qui invece non è parte dell'effetto, perché se ci pensi, nell'originale lo spettatore non pensa a una carta. Gli si chiede di scegliere un numero, non una carta. E poi si trova una carta che lui non aveva scelto, ma era solo associata al numero che aveva pensato. E quindi ho pensato che sarebbe stato molto più forte se si eliminava il numero e si faceva direttamente pensare alle carte e basta. Fantastico. Questo è uno dei motivi cui ho scelto di fare questo. Ecco, mi viene in mente una domanda per i ragazzi. Sì. Quali sono i libri che stimolano la creatività, che aiutano ad essere più creativi, se ci sono dei testi, se ci sono qualunque cosa? Diciamo che qualunque libro, qualunque lettura stimola la creatività, anche non di magia. Perché sì, giustamente. Anche libri che comunque sono i libri di Martin Gardner, anche sulla matematica, belli. Ma i libri di Tamariz stimolano sicuramente la creatività. I libri di Ascanio, quelli sulla teoria, perché comunque se tu hai in mente quelli che sono i principi, allora puoi applicare quei principi a degli effetti e puoi accorgerti quando magari degli effetti sono carenti, magari di un principio fondamentale, e tu andare a toccare il punto. Però su questo bisogna fare attenzione, non esiste una regola fissa, nel senso che
una io a volte modifico degli effetti perché vanno bene per me, ma per un altro magari non vanno bene, andava meglio l'originale o andava meglio una modifica diversa. Bisogna sempre prima conoscere se stessi, poi conoscere gli effetti, a quel punto cercare di applicare gli effetti e la propria personalità per cercare di raggiungere un risultato. È sempre un percorso e la cosa migliore è provarli, perché a volte si pensa di avere una bella idea, uno la prova e non è così come era, e a volte invece un effetto sul quale non si puntava molto si accorge che è diverso. Molte cose si imparano, come si diceva ai miei tempi, sbattendoci il naso, è la cosa migliore. Quindi per i nostri ragazzi il segreto alla fine è sempre studiare, allenarsi, e praticare, fare, e leggere, e fare, e acculturarsi. Perché come dicono i piloti degli aerei, io ne parlo perché ho paura dell'aereo, ma mi tocca continuare a prendere, la bravura di un pilota viene misurata in quante ore di volo ha. Fantastico. E quindi anche noi dobbiamo avere le nostre ore di volo. Fantastico. Grazie Gianfranco Preverino. Grazie a voi. Grazie K52. E spero che questo video vi sia piaciuto, io vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao.